Mancano pochi mesi alle amministrative di Quarto e in città le forze politiche cominciano a scaldare i motori. Dopo la presentazione ufficiale del candidato sindaco del centro-sinistra, Francesco Di Nacci, si aprono le prove di dialogo fra le altre forze politiche, di schieramento opposto in vista della competizione elettorale di maggio, che porterà all'elezione del nuovo Consiglio Comunale Quartese. Lo scorso lunedì la sede di Fratelli d'Italia, appena inaugurata, ha ospitato l'incontro tra i padroni di casa e diverse forze politiche: Nuovo Centrodestra, Verdi, Lista Santoro e la Lista Civica Unione dei Moderati. I rappresentanti del partito di Giorgia Meloni, nel corso dell'incontro, si sono confrontati con le altre formazioni politiche, in vista di una possibile coalizione, espressione di una comunione di vedute rispetto al programma elettorale, ma soprattutto rispetto al nome del candidato sindaco che dovrà rappresentarli. Da questo approccio iniziale pare però non sia ancora emersa alcuna indicazione rispetto al nome del candidato sindaco della nascente intesa. Sarebbero infatti più di uno in Lizia per rivestire tale ruolo. Al fine di sciogliere questo nodo cruciale, nel pomeriggio di ieri si è tenuto un incontro con gli esponenti cittadini di Forza Italia. Meeting anche questa volta conclusosi per ora con un nulla di fatto. Tutto rimandato a sabato mattina, quando le forze di centrodestra dovranno confrontarsi sulla fattiva possibilità di costituire un'unica coalizione. Tutto dipenderà dalla condivisione del nome che da più parti viene indicato in Francesco Di Criscio, noto imprenditore quartese nel settore vitivinicolo, il quale, però, rispetto ad una sua disponibilità in tal senso pare non abbia ancora sciolto la riserva. Del resto bisognerà vedere quali delle forze politiche di centrodestra chiamate a raccolta appoggeranno questa possibile candidatura. Questa per ora resta un'incognita.